Scende il numero di comuni in provincia di Teramo inseriti nella fascia con maggiori restrizioni a causa dei casi Covid. Per evitare di tornare in zona rossa, il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di Girolamo, ha firmato un'ordinanza che dispone nel weekend il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi genere e gradazione su tutte le aree pubbliche o private ad uso pubblico dalle 16 alle 22. Un'ordinanza resa necessaria a causa dell'uso e massiccio consumo di bevande alcoliche nei pomeriggi del fine settimana. L'inosservanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Il comune è uscito dalla zona rossa, ma andava fatta un'azione preventiva in questo fine settimana in particolare, perché era l'unico fine settimana scoperto prima del lockdown di Pasqua, e nella mia città c'è notoriamente un notevole afflusso di giovani, secondo i rapporti della Polizia Municipale, il venerdì ed il sabato. Quindi ho dovuto adottare questo provvedimento, siccome il consumo di bevande alcoliche induce violazioni della normativa preventiva massicce. Ho vietato il consumo di bevande alcoliche in tutto il territorio del comune, in tutte le zone, in tutti i parchi, giardini, vie e piazze. Un provvedimento che ho preso con tristezza, ma che nello stesso tempo era, ripeto, necessario per evitare che in questo fine settimana si ripetessero gli assembramenti e le violazioni della normativa che si sono avuti un mese fa, che hanno portato a un innalzamento dei contagi. Spero che non sia necessario riadottarlo nel mese di aprile, perché altrimenti continuerò a prendere misure di questo genere fino a quando non ci sarà un abbassamento significativo dei contagi. Ordinanza che però termina oggi, nella giornata di domani non ci sarà questo divieto. Termina oggi per la ragione che dai rapporti della Polizia Municipale mi si segnala appunto assembramenti e ubriachezze moleste solo nel venerdì e sabato pomeriggio. Quindi io devo stare agli atti, alle carte, ai rapporti, e per il momento ho salvato la domenica. Ma qualora domenica si dovessero verificare assembramenti pericolosi, in prossime ordinanze vieterò l'uso di alcol in tutte le aree pubbliche, anche di domenica.